Il segno del pane accende nel popolo di Dio il desiderio di fratellanza, poiché proprio come non si può impastare il pane con un solo chicco, così anche noi dobbiamo camminare insieme, perché pur essendo molti, siamo un unico corpo, un unico pane. Il dono dell'Eucaristia ci aiuta a diventare corpo di Cristo per gli altri, ha detto il Papa in un videomessaggio inviato al Congresso Eucaristico Internazionale di Quito, in Ecuador, in occasione della messa di apertura. Il 53° Congresso Eucaristico Internazionale si svolge a Quito, in Ecuador, dall'8 al 15 settembre, in occasione del 150° anniversario della consacrazione del Paese al Sacro Cuore di Gesù. Al congresso hanno partecipato oltre 20.000 persone provenienti da almeno 40 paesi del mondo. Più di 1.500 bambini hanno fatto la prima comunione durante la messa di apertura. Il tema del congresso internazionale del 2024 è Fraternità per guarire il mondo. La messa di apertura è stata presieduta dall'arcivescovo di Quito e primate dell'Ecuador, Monsignor Alfredo José Espinosa Mateus, che durante l'omelia ha assicurato ai bambini che questo era un giorno di festa, un grande giorno nella loro vita. Questo ricordo rimarrà impresso nei loro cuori per tutta la vita e potranno dire con certezza di essere i missionari eucaristici della nostra Chiesa di Quito e crescere sapendo di essere chiamati a costruire la fraternità a partire dalle loro famiglie. Il Congresso Eucaristico Internazionale di Quito serve a ricordare profondamente il ruolo della fraternità nel guarire il mondo a partire dai giovani partecipanti che ora sono missionari eucaristici per la Chiesa.